stragrande maggioranza delle classi popolari, ecco. Però è un'operazione interessante perché guadagnava a Pulcinella, ecco, e cancellava, per così dire, l'immagine negativa a vantaggio dei ceti medi, a vantaggio dei ceti medi. Quindi guadagnava. Anche questo c'era una strategia abbastanza sofisticata, perché attraverso il balletto, l'opera, l'arte guadagnava i ceti medi a questo, quello che non posso chiamare il culto di questa figura che diventava ormai l'emblema di Napoli. E questa vicenda, ecco, del recupero di Pulcinella, ecco, per farne poi una figura significativa, la più significativa cultura napoletana, devo dare atto a questo collega che purtroppo è morto. E cominciate con quei, io ero allora, anche ero professore quindi a Salerno, non ricordo Salerno, però collaboravo.